Ezechiele. Dimmi. Dov'è Babilonia? Al termine del deserto. Stavo giocando con la mia volpe e quando sono tornato ho trovato la casa vuota. I babilonesi avevano portato via anche i tuoi genitori. Se a Babilonia non ritroverò i miei genitori, come farò? Sono solo al mondo. Nulla. Tu appartieni al nostro popolo e ovunque ci sarà uno di noi, tu avrai una casa e una famiglia. Ma io troverò mio padre e mia madre. Di questo sono sicurissimo. Pare che il nostro amico abbia trovato dell'acqua. Andiamo. Un fuoco si è acceso nella mia collera e brucerà sino nella profondità degli inferi. Divorerà la terra e i suoi prodotti e incendierà le radici dei monti. Accumulerò sopra di loro i malanni. Le mie frecce esaurirò contro di loro. Il dente delle belve manderò contro di essi con il veleno dei rettili che strisciano nella polvere. Accumulerò sopra di loro i malanni. È lui! Ezechiele! Sì, è vero, è Ezechiele, il nostro profeta! Ezechiele, Dio sia lodato! È possibile! Che ti è accaduto? Racconta. No, non importa. Sei vivo. Oh, guarda, un volpacchiazzo! Chi sei tu, bimbo? Io sono Nun, figlio di Rab. Sono di Gerusalemme. Certo, questo bambino è della tribù di Giuda. Nun, mio Nun! Mamma! Nun! Non speravo più di rivederti. Sia ringraziato il Signore. Ma dov'è mio padre? Mamma! Cosa succede là? Via! Via! Sgombrate! Tutti sotto le tende! Sgombrate immediatamente il campo! Ecco i soldati. Un'altra rapina. No, ti prego, ti prego. Via tutto. Speriamo di no. È la fine di tutto. Fermo. No. Dammi quel sacco. Che roba è? Solo rotoli senza valore, eh? Cammina, levati di torno. Muoviti, ho detto. Per te saranno solo rotoli senza valore, ma per noi israeliti sono un tesoro inestimabile. Così gli abitanti di Gerusalemme divennero schiavi. Costretti a vivere in Babilonia, cominciava per loro la dura prova della servitù. Io corro più di quando, sai! Evviva gli sposi! Evviva il banchetto! È una festa di nozze, troveremo da mangiare se passiamo da dietro. Avanti, uno alla volta. Grazie. Buono, che profumino! Ah.
Cosa facevi a Gerusalemme? Lavoravo come orafo nel palazzo del re, signore. Sei veramente molto bravo. Grazie, signore. Come vanno le cose? Hai imparato a scrivere bene, Nun? Sì, vedo che hai fatto dei grandi progressi. Hai visto? Ezechiele, quante parole ci sono nei tuoi rotoli? Forse migliaia. Per me sono almeno 100 volte tanto, povero me. Vuoi che ricopi proprio tutto quello che c'è scritto? Queste sono parole del Signore. È Lui che ha ispirato i nostri profeti. Chi ha scritto queste parole? I nostri padri. Essi le impararono da Dio. Senti, tu parli sempre delle parole di Dio, Ezechiele. Pensi che tutte le cose buone siano fatte da Dio? Certo. Non fu l'Onnipotente a creare il cielo e la terra. Ricorda, Nun, se non vi fosse Dio, l'universo non esisterebbe.